Addio ad una delle voci più famose del cinema italiano, Giuseppe Rinaldi, raddoppiato fra gli altri Paul Newman e Marlon Brando. Sentiamo Francesco Festuccia. Tu non offri amicizie. Non ti sogni nemmeno di chiamarmi padrino. Chi gliel'ha detto? Scusa. E che spiffero da sotto. Devono prendere certi raffreddori. Ah, sì, il caso Maria Gambrelli, sì, sì. Cosa unisce questi grandi attori? La loro voce, che era sempre la stessa, quella di Giuseppe Rinaldi, maestro dei doppiatori italiani, scomparso oggi a Roma a 88 anni. La sua voce resta nella storia e nei ricordi di tutti, legata a questi grandi personaggi che abbiamo visto, da Paul Newman a Marlon Brando, da Jack Lemmon a Rock Hudson. Sì, perché in questa splendida anomalia di casa nostra, dei film doppiati, che ha creato comunque una grande tradizione, c'è stato sempre bisogno di una voce che desse vita italiana ai film stranieri. E per confrontarsi con quei miti del cinema c'era bisogno di altrettanti straordinari attori, come ricorda Pino Insegno, attore, doppiatore. Che non è che lui abbia dato la voce a Marlon Brando, a Steve McQueen, a Peter Sellers, a Paul Newman, a Jack Lemmon, ma sono stati loro a prestargli il corpo. Noi non ci sentiremo più soli ormai. Mai più. Mi hanno offerto molto per il mio lavoro, ma mai tu. E abbiamo goduto negli anni dei film in italiano, soprattutto per merito del lavoro prezioso e a volte oscuro dei doppiatori. Grazie a lui, alla gente come lui, hanno dato voce a questa categoria straordinaria dove veramente, dove se perdi un provino tu, lo vince un altro bravo. Una voce è venuta a mancare, ma sicuramente, parafrasando la frase finale di un suo film, lassù qualcuno ci ama. Sono stato fortunato. Lassù qualcuno mi ama.